Un buongiorno da Marcuzzo 94 Antria. Nuovamente voi dite che palle. Vabbè, allora abbiamo sconfitto Marvin nuovamente. E il prossimo livello che dobbiamo fare è quello del Medioevo che ci speravo tanto. Allora andiamo. In pratica, questo livello è un livello a inseguimento. In che senso? Non è che dobbiamo sconfiggere boss, dobbiamo solo scappare dalla strega. E qua finalmente c'è la formula della musica. Ora vi faccio vedere come si sblocca. Finalmente sono arrivata nella terra. Che novità, zuppe le carote. Ma perché chiama tutti amici? Non l'ho capito. Attualmente la strega ce l'ha scopa elaborata a Need for Speed. Vabbè. Raccogli 10 di questi oggetti per ottenere un simbolo orologico. 10, pochi, guarda, lui parla. Tranquillo, guarda. Allora, oltre a questo punto, corri, batti il tempo per sfuggire ad Hazard, bla bla bla. In poche parole, dobbiamo raccogliere gli orologi e non dobbiamo fare scadere il tempo. Ok. Che paura. Volano come delle palle di ping pong, vaffanculo, sono caduto. Rifacciamolo. Diciamo, non c'è molto da dire in questo livello. A parte che è un buon rompimento di coglione. E che cavolo, dai, sono caduto la seconda volta, ora basta. Mi sparo un colpo se sbaglio di nuovo. Ecco. Mai parlare assai o se non lo faccio davvero. Allora. Sì, come no, convinto. Allora. Ho qua una carota d'oro, sono 8, non sono neanche assai. Sparaccaccio sta strega, che mira. Il ponte sospeso, giustamente. E da cazzo ride la strega. Si dice di giocare a tiro ai palloncini. Io non sono un palloncino. Non sono nemmeno a Luna Park. Ok. E qua l'abbiamo fatta. Questa è la seconda parte. Mi sembra ogni porta che superate un checkpoint. Non vi preoccupate, non è che dovete rifare tutto da capo. Spero. Allora, con una scatola siamo a 4. Bene. Sei convinta, guarda. Che mira. Di certo non potrà andare alle Olimpiadi. Allora, queste piattaforme è meglio che andate subito, se no all'orologio, vai. Giustamente non sappiamo l'ora. Fatto subito questa parte. Qua c'è la scatola. Siamo a 5. Ok, no, veramente se perdevo devo ricominciare da capo, perché questo è il checkpoint. Allora, strada del mulino a vento. Nel mulino che vorrei, i conigli non vanno sotto l'acqua, vanno bolliti. Beh, allora vanno pure nell'acqua, scusa. Ok. Che palle, una specie di taxi con il tronco. Vabbè. Meglio per me che non devo fare fatica. E siamo a 6. Perfetto. Oh, che bei cavalieri. Sembra quelli della Fisher Price, quello dei castelli giocattoli. Allora.
c'è l'orologeno. Lo dico in tedesco italianizzato. Allora, andiamo qua, che mi sembra che è l'ultima parte. Spero, perché non voglio... Vabbè, c'è una carota. Sono preoccupato per le scatole un po'. Ma culo, non posso perdere tempo con questi maiali di merda. Altre due scatole. Cosa c'è lì? Ah, eccolo qua. Vai, l'ultima carota è lì dentro. C'è la carotina. E siamo a 8. Ed ecco qua l'orologio. Ed eccoci arrivati. Qua c'è la scatola. E qua c'è Merlino. Non è un pervertito. Guarda, sentite. Bella giornata, vero? Non credo. Ti posso insegnare un trucco magico se vuoi. Fantastico. Allora, fai attenzione con il mio. Ti insegnerò una canzone magica che attiverà parecchi dispositivi. Ed ecco qua. Questo è il livello, appunto dove sbloccare la formula della musica, cioè dovete finire questo livello e troverete Merlino. Grazie a questa formula potremmo andare a superare, a completare molti livelli, cioè due, non mi ricordo quanto sono. Ecco qua svelato il segreto, quindi per tutti quelli che me l'hanno chiesto, ecco la risposta. Ah, di nuovo qua. Nessun livello sbloccato. Ah, vero, devo andare a fare il livello del castello. E poi c'è, quanto ci scommettiamo che il prossimo livello è quello della dimensione X? E comunque abbiamo svelato il segreto della formula della musica. Quindi vi saluto. Un saluto speciale a Ragomorph Lightnote 90, Midgate 45, sai che sono 118, 10.01, Dark Skyper, eccetera eccetera eccetera, dimentico qualcuno, Bosco Scott Kenny 02. Vabbè, qua abbiamo finito, dai. Ci vediamo al prossimo livello. Ciao a tutti.